Sporting Altamura batte tutte le altre. Da noi il calcio è una religione, un'arte. La fede calcistica è una preghiera. Illumina, sventola la propria bandiera. Biancorossi, squadra di campioni, sempre primi nelle competizioni. Palla nel 7 sulle punizioni, dribbling secco e zero esitazioni. Del campo siamo gli assoluti padroni. Senti il ruggito degli 11 leoni. Un saluto al nostro capitano, vero leader del tifo altamurano. Inchinatevi a vostra eccellenza, altamurani siamo di appartenenza. Di vittoria abbiamo fame e appetenza. Sporting Altamura, fede e coerenza. Dalla curva arriverai, Sporting Altamura. Batte tutte le altre. Da noi il calcio è una religione, un'arte. La fede calcistica, una preghiera. Illumina, sventola la propria bandiera. Biancorossi, squadra di campioni, sempre primi nelle competizioni. Palla nel 7 sulle punizioni, dribbling secco e zero esitazioni. Del campo siamo gli assoluti padroni. Senti il ruggito degli 11 leoni. Un saluto al nostro capitano, vero leader del tifo altamurano. Inchinatevi a vostra eccellenza, altamurani siamo di appartenenza. Di vittoria abbiamo fame e appetenza. Sporting Altamura, fede e coerenza. Dalla curva arriverai, Sporting Altamura.
campo, Altamura 2, Ricolto 0, ha segnato Giampiero Monteburro. Sporting Altamura batte tutte le altre. Da noi il calcio è una religione, un'arte. La fede calcistica è una preghiera. Illumina, sventola la propria bandiera. Biancorossi, squadra di campioni. Sempre primi nelle competizioni. Palla nel sette sulle punizioni. Dribbling secco e zero esitazioni. Del campo siamo gli assoluti padroni. Senti il ruggito degli undici leoni. Un saluto al nostro capitano. Vero leader del tifo altamurano. Inchinatevi a vostra eccellenza. Altamurani siamo di appartenenza. Di vittoria abbiamo fame e appetenza. Sporting Altamura, fede e coerenza. Dalla curva arriverai. Sporting Altamura. 2-0 e 3 punti incamerati in modo giusto, in modo sacrosanto, contro un Bitonto che sicuramente di fronte a questo Altamura ha potuto ben far poco. Un Altamura che si è vista grande soprattutto in 10 uomini, non mister? Ma rispetto a domenica, oggi la partenza è stata un po' strana. Non siamo partiti forte come al solito, infatti abbiamo avuto qualche disimpegno sbagliato, abbiamo rischiato qualcosina. Dopodiché la squadra ha cominciato a giocare come sa, essere bella, aggressiva, cattiva, ha trovato il gol meritatamente, secondo me, e credo che, come dicevi bene tu, si è vista soprattutto oggi una grande squadra. E voglio fare un plauso ai ragazzi, perché sono 15 giorni e più che non riusciamo a mettere piede su questo campo, non riusciamo a lavorare tatticamente da un mese ormai, e forse qui la gente pensa che la partita si viene fatta solo la domenica, ma qua non sanno che dietro c'è un lavoro di una settimana, che i ragazzi anche questa settimana l'hanno affrontata alla grande, nonostante non ci sono le strutture per allenarci. Io credo che un plauso va a loro, perché dopo le 3 battute d'arresto che abbiamo avuto hanno cacciato carattere, hanno dimostrato di essere una squadra vera, e lo dimostra il fatto che oggi in 10 uomini hanno continuato a giocare, hanno continuato a creare azioni da gol. Abbiamo fatto il secondo gol, potevamo fare il terzo senza rischiare assolutamente niente. Quindi a questo devo fare anche un plauso a due giocatori del Bitonto, che quando è successo l'episodio del rigore sono stato onesti dicendo che era 2 metri fuori aria, e quindi questo, a volte si parla di fair play, è giusto anche dirlo oggi che c'è stato questo da parte loro. Nelle difficoltà è venuto fuori il vero carattere di questa squadra, però l'ingenuità di Armenti avrebbe potuto dare un po' di creare un po' di difficoltà. Ma non l'ho visto, perché da dove stavo io non so se è stato un contrasto di gioco o meno. Lui mi diceva che ha ricevuto un blocco e quindi si è trovato il giocatore di fronte. Sicuramente se ha fatto un'ingenuità lui lo sa, e sicuramente diciamo ne parleremo di questo. Però adesso è giusto rimarcare che la squadra ha reagito alla grande in quel momento, dimostrando anche in 10 di poter continuare a giocare, creare occasioni, come dicevo prima, fare meritatamente il secondo, e poteva fare anche il terzo. Grazie. Quindi credo vittoria meritata. Meritatissima. Siamo col tecnico del Bitonto di Venere, un Bitonto che quest'oggi ha mostrato poco carattere rispetto di un Altamura che forse quest'oggi ha tirato fuori i cosiddetti attributi, vero mister? Ma non direi, anche perché il primo tempo noi abbiamo creato 3 palle gol. Purtroppo quando si va fuori casa e non riesci a mettere una palla dentro diventa sempre più difficile. Poi il gol dell'Altamura è stato fortunoso, un rimbalzo, si è trovato quello lì, la palla dentro, però voglio dire, insomma, nel secondo tempo, nel migliore del Bitonto, diciamo, abbiamo cercato di aumentare più i ritmi nella zona offensiva, poi c'è stato un gol, un altro regalo che abbiamo fatto, e purtroppo sul 2-0 la partita si è compromessa, però io vado avanti per la mia strada, anche perché il mio compito è quello di salvare la squadra. Purtroppo oggi si poteva fare qualcosa in più, però dobbiamo pensare già alla prossima, è inutile piangere in questo momento. Infatti pronti via, 2 occasionissime con Capriato e Palazzo, però poi in superiorità numerica non si è riuscito a magari a metterle briglie all'Altamura. Ma
No, anche perché l'Altamura giocava solo palle lunghe del centrale, loro ormai sapevo che loro giocavano in quel modo, non è che hanno creato qualche tiro in porta, io non ho visto il primo tempo di tiro in porta. Ripeto, il gol che ha fatto l'Altamura, il primo gol, è un'autentica fortuna, diciamo, perché c'è stato un rimbalzo in quella zona lì di campo, a 2 metri ti ha messo la palla dentro, il primo tempo è finito, diciamo, se alle occasioni abbiamo creato più noi, però... Il calcio c'è anche questo, bisogna fare i complimenti all'Altamura, purtroppo, ripeto, noi dobbiamo continuare sulla nostra strada, insomma. Mister, un'ultima cosa, questo campionato è un campionato strano, indipendentemente da quello che può essere il Vieste e in seconda battuta il Trani, credo sia un campionato molto equilibrato. Sì, secondo me sì, è un campionato abbastanza equilibrato, anche perché adesso con il mercato di dicembre tutte le squadre si devono rinforzare. Purtroppo ho indebolito. Certo, ma secondo me le squadre che puntano a vincere devono iniziare tutti quanti a rinforzarsi. Noi, per quanto riguarda il Bitonto, dobbiamo cercare di fare il nostro traguardo, la salvezza. Noi non facciamo pazzie, non andiamo a prendere giocatori costosi. La media nostra sono tutti giocatori che la sera ci alleniamo e riusciamo a prendere un piccolo contributo, ma non siamo noi quella squadra che dovrebbe vincere il campionato. Grazie mister. Prego, grazie. In settimana l'aveva promesso e puntualmente quest'oggi ha mantenuto la promessa. Davide Radicchio ha portato in vantaggio l'Altamura sull'1-0 al 20° del primo tempo, una gara goliardica, una gara combattuta, una gara ben giocata da Radicchio. Sì, no, al di là della prestazione mia è il collettivo che conta, quindi faccio un complimento alla nostra squadra, anche al pubblico che ci ha incitato fino alla fine. Siamo stati bravi ad andare subito in vantaggio e poi comunque si sa, quando si va in vantaggio si gioca più sciolti e anche in 10 abbiamo dimostrato che siamo un'ottima squadra, infatti non abbiamo mollato niente, abbiamo fatto anche il secondo. Sei stato sannato all'uscita dal campo dai molteplici tifosi altamurani e che in settimana hanno avuto un colloquio chiarificatore da pacifisti con te, che c'era stata una piccola incomprensione forse dovuto al fatto che non ci si parla. Questo è avvenuto, Radicchio ha mantenuto la promessa, Radicchio ha fatto il gol contro un Bitonto che forse ci aspettavamo un po' più forte. Beh, più che forte Bitonto, magari possiamo dire adesso che la squadra da battere siamo noi, perché comunque siamo la difesa meno battuta del campionato, abbiamo uno degli attacchi più prolifici, quindi ci devono temere. Ormai non siamo, secondo me, non siamo una sorpresa, perché comunque abbiamo dettato sempre legge ogni volta che abbiamo giocato in questo campionato, anche con Molfetta e con Mola, che non meritavamo assolutamente di perdere. Però comunque ormai abbiamo un'idea di gioco nostra e sappiamo quello che dobbiamo fare in campo. Per quanto riguarda la tifoseria, il chiarimento sicuramente c'è stato, si sa, dall'attaccante magari ci si aspetta sempre i gol, però non è che sempre così, magari fosse sempre così. Oggi mi godo questo momento insieme ai miei compagni, a tutto lo staff e insieme anche alla tifoseria, sperando che domenica a Francavilla facciamo un'ottima prestazione. Grazie Davide. Siamo con il numero 1 dell'Altamura dopo un 2-0 brillante, Adam dal cognome difficilissimo Jesenski. Dicevamo oggi è rimasto leggermente inoperoso se non in un paio di interventi, comunque normale amministrazione. Volevo dire ringrazio alla difesa perché la difesa è fantastico. Non dimentichiamo che Adam è ungherese di Budapest, pertanto il suo italiano non è buono da italiano, però riesce a farsi capire. Sto imparando ancora, però... Beh, stando qui dall'Altamura imparereste sicuramente tanto. Sì. Con noi, sicuramente, dicevo, una grande difesa riesce a dare tranquillità a un portiere, però anche un grande portiere dà tranquillità alla difesa. Eh sì, è così, però la difesa è molto importante per la squadra, anche per me. Stiamo andando bene, speriamo bene che finiamo così il campionato. Una squadra questa d'Altamura che ti piace? Diciamo così, sì. Mi piace molto. Grazie Adam.
Sporting Altamura batte tutte le altre. Da noi il calcio è una religione, un'arte. La fede calcistica, una preghiera. Illumina, sventola la propria bandiera. Biancorossi, squadra di campioni. Sempre primi nelle competizioni. Palla nel 7 sulle punizioni. Dribbling secco e zero esitazioni. Del campo siamo gli assoluti padroni. Senti il ruggito degli 11 leoni. Un saluto al nostro capitano, vero leader del tifo altamurano. Inchinatevi a vostra eccellenza. Altamurani siamo di appartenenza. Di vittoria abbiamo fame e appetenza. Sporting Altamura, fede e coerenza.